L'essere umano, da quando esiste, è sempre stato curioso. Sin dalla preistoria amiamo esplorare e spingerci oltre. Abbiamo attraversato foreste impenetrabili. Abbiamo solcato mari in burrasca. Abbiamo inventato di tutto, dalla scrittura ad internet. Abbiamo imparato l'arte della cucina e abbiamo studiato la musica a tal punto da comporre capolavori mozzafiato. E ad un certo punto abbiamo alzato gli occhi al cielo. La prima volta che guardi il cielo di notte resti senza respiro. Ci sono centinaia di migliaia di stelle lassù. Assetati di conoscenza, abbiamo cominciato a farci domande su quei puntini luminosi che vediamo di notte e su quella strana palla di fuoco che ci accompagna di giorno. Abbiamo studiato i moti celesti e abbiamo elaborato teorie complesse, come la fisica gravitazionale o il concetto di spazio-tempo. Poi, nel 1969, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo messo piede su un corpo celeste che non fosse la Terra. Nel 1969 abbiamo infatti raggiunto la Luna, un traguardo pazzesco. E da lì la nostra voglia di esplorare lo spazio non si è mai fermata. Abbiamo inventato radar e telescopi, sistemi per mappare la vastità del cosmo, per scoprire e comprenderne i suoi segreti. Ma una domanda ci assilla sin dai tempi antichi. Siamo soli nell'universo? È forse questo l'unico pianeta ad ospitare la vita? Nell'universo ci sono miliardi e miliardi di galassie, e in ciascuna di queste galassie ci sono miliardi di stelle, che come il nostro Sole, sono orbitate da una moltitudine di pianeti. Sono anni che con strumenti sofisticatissimi cerchiamo segni di vita. Abbiamo mandato sonde spaziali nella profondità del cosmo per trovare qualcuno nell'universo che, come noi, forse, si sente un po' solo. Ma per adesso non abbiamo avuto fortuna. Tutti i nostri sforzi non hanno ancora portato un risultato. Ma com'è possibile che con miliardi e miliardi di pianeti nell'universo, moltissimi dei quali abitabili, non abbiamo ancora trovato altre tracce di vita? Questo è il paradosso di Fermi. Negli anni sono state date molte risposte a questa domanda. Tante teorie che cercano di spiegare questa discrepanza tra il grandissimo numero di pianeti e la totale assenza di altra vita. Andiamo a vederne alcune. 1. La vita è un fenomeno estremamente raro, quasi impossibile. I propositori di questa teoria sostengono che la Terra sia l'unico pianeta a poter sostenere la vita, che le condizioni per la creazione della vita, così come la conosciamo, siano così complesse e articolate da non esistere in nessun'altra parte dell'universo. Questa teoria sostiene che la vita sia un fenomeno rarissimo, unico. Immagina la vita come vincere al Superenalotto. Nonostante ci sia una quantità smisurata di persone che giocano al Superenalotto, pochissime volte qualcuno vince. Le probabilità di vincere al Superenalotto sono bassissime. Circa un biglietto su 620 milioni riesce a vincere il Superenalotto. E immagina che le probabilità che la vita si formi su un pianeta siano molto, molto, molto più basse. Estremamente più basse. Questa teoria afferma che la vita può essersi generata solo sulla Terra, poiché la Terra ha delle condizioni uniche e non replicate su nessun altro pianeta nell'universo. 2. La vita su altri pianeti c'è stata, ma purtroppo è finita per degli eventi tragici. I propositori di questa teoria affermano che la vita su altri pianeti potrebbe essersi sviluppata, ma purtroppo, a causa di eventi come l'impatto di meteoriti, eruzioni vulcaniche o altri eventi di tale portata, si è giunta alla fine. Pensiamo ai dinosauri, che proprio per un impatto di meteorite si sono estinti completamente. 3. La vita su altri pianeti esiste, ma le popolazioni aliene non sono ancora abbastanza sviluppate per potersi mettere in contatto con noi. È assolutamente possibile che la vita su altri pianeti esista. Potrebbe semplicemente essere che le popolazioni aliene non abbiano ancora sviluppato le tecnologie necessarie per poterci far capire che nell'universo ci sono anche loro. Potremmo immaginare i pianeti che ospitano vita aliena come la Terra durante la preistoria. All'epoca neanche noi disponevamo di tecnologie avanzate abbastanza da farci mettere in contatto con altri pianeti. Quindi magari chissà, fra qualche migliaio di anni o più, qualcuno potrebbe ricevere i nostri messaggi, oppure qualcuno di sua spontanea volontà potrebbe volersi mettere in contatto con noi.
4. Gli alieni esistono, ma vogliono semplicemente rimanere soli. È possibile, infatti, che la vita aliena esista davvero e che le popolazioni aliene abbiano sviluppato tecnologie talmente avanzate da potersi mettere in contatto con noi. È possibile che queste civiltà aliene recepiscano i nostri messaggi e ricevano le nostre comunicazioni radio. È anche plausibile, però, che queste popolazioni semplicemente non vogliano mettersi in contatto con noi. Anche perché, dovrebbero? Questa è forse la soluzione un pochino più simpatica al paradosso di Fermi. Gli alieni esistono, ma semplicemente vogliono essere lasciati in pace. Dopotutto, magari neanche a te farebbe piacere che qualcuno che non conosci cercasse di mettersi in contatto con te. 5. Esiste altra vita al di fuori della Terra, ma semplicemente non l'abbiamo ancora cercata abbastanza. Oppure non siamo in grado di cercarla. È possibile che qualche civiltà aliena stia cercando di contattarci. Il problema potrebbe essere nella grandissima distanza tra il loro pianeta e il nostro. L'universo è un posto davvero vasto. Infatti, il diametro dell'universo osservabile è di oltre 90 miliardi di anni luce e l'universo è in continua espansione. Sulla Terra disponiamo della radio e quindi di strumenti per comunicare con il resto dello spazio solo dalla fine del 1800. Quindi è assolutamente possibile che i nostri messaggi e le nostre sonde non siano ancora arrivate lontane abbastanza per poter comunicare con delle popolazioni aliene. O che simili messaggi da parte di altre popolazioni aliene non siano ancora riuscite a raggiungere il nostro pianeta. È anche possibile che gli alieni non comunichino tramite strumenti che noi possiamo captare. E quindi che sia impossibile al momento poter ricevere o inviare comunicazioni con loro. Queste erano solo 5 delle tantissime soluzioni proposte al paradosso di Fermi. In descrizione vi ho lasciato un link all'articolo di Wikipedia che parla del paradosso di Fermi. Lì potete trovare tante tantissime altre spiegazioni e risposte plausibili a questo paradosso. In un solo video non posso metterle tutte. Ho cercato di spiegare quelle che trovavo un pochino più interessanti. E secondo te, siamo davvero soli nell'universo? O c'è qualcun altro? Fammi sapere cosa ne pensi con un commento. Per questo video è tutto. Non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e condividere il video. È un gesto che a te non costa nulla, ma aiuta davvero tanto il canale a crescere. Se vuoi, poi, ho aperto anche un canale su TikTok, dove pubblicherò delle versioni condensate dei miei video. Vieni a darci un'occhiata. Detto questo, vi saluto. Ciao ragazzi, alla prossima!